Cosa hanno in comune animali feroci? Un lago scomparso? Un campo da calcio? Hanno in comune un unico luogo. Si trova in Italia, nel centro della nostra capitale. Per scoprirlo dobbiamo viaggiare indietro nel tempo per arrivare fino all'antica Roma, al Colosseo. Roma sorge su un sistema di 7 colli, tra i quali un tempo l'acqua piovana, raccogliendosi, formava un piccolo lago. Con la crescita della popolazione, gli antichi romani bonificarono la zona e iniziarono a edificarla. Nel primo secolo d.C., dopo un disastroso incendio, l'imperatore Nerone, un appassionato del lusso, scacciò gli abitanti e costruì tra i colli Palatino ed Esquilino una fastosa residenza, la Domus Aurea, ripristinando l'antico lago e ponendo a sua perenne memoria una colossale statua. Pochi anni dopo, nel 72 d.C., per guadagnarsi il favore del popolo, l'imperatore Vespasiano prosciugò il lago per dare forma a un monumentale edificio pubblico. È l'Anfiteatro Flavio, a tutti noto come Colosseo, forse soprannominato così proprio per la colossale statua di Nerone che si ergeva lì vicino. Il Colosseo era un grande spazio per gli spettacoli aperto a tutti i cittadini. Ospitava le lotte tra i gladiatori e le venaziones, giochi che consistevano nella caccia ad animali selvatici come leoni, tigri, elefanti e orsi. I giochi si svolgevano su uno spazio pavimentato di legno e ricoperto di sabbia, l'arena. Nei primi tempi pare che quest'area venisse allagata per mettere in scena battaglie navali o spettacoli con nuotatrici. L'anfiteatro Flavio è il più grande anfiteatro al mondo. Poteva ospitare 50.000 spettatori, più di un moderno stadio. Del resto sono stati proprio i romani a spettacolarizzare gli sport e a portarli al grande pubblico. Fortunatamente però, oggi gli atleti non rischiano di farsi mordere da un leone. Il Colosseo rimane ancora oggi una delle più complete rappresentazioni dell'architettura romana. È costruito in tufo, mattoni, marmo travertino e opus cementitium. Un cemento misto a ghiaia fatto colare entro forme in legno o direttamente tra le pareti. Le volte a botte sorreggono le gradinate e costituiscono parte dell'ossatura dell'edificio. Con loro i famosi archi a tutto sesto, caratterizzati da un semicerchio perfetto, evidenziano un nuovo gusto artistico non più legato alla Grecia. Un gusto per le curve e gli archi. E per i giorni di pioggia o i giorni di sole cocente, c'era il velarium, una grande copertura in tela che riparava gli spettatori. Ex lago, precursore delle grandi arene per sport e concerti, nonché covo di gladiatori e animali feroci, il Colosseo è l'edificio più grande mai costruito per ospitare questo tipo di eventi. Non a caso, ancora oggi, è uno dei simboli più riconoscibili di Roma.